A metà degli anni 60, un piccolo gruppo di ingegneri della NASA inizia a lavorare a un'idea rivoluzionaria: stabilire una presenza umana permanente nell'etale ambiente dello spazio. Stavamo facendo una cosa che l'uomo non aveva mai fatto. Una struttura attiva 24 ore al giorno. Un sogno che diventa una struttura costata 100 miliardi di dollari, la più costosa mai costruita. Guardate che bel panorama! La Stazione Spaziale Internazionale. Ma per raggiungere questo obiettivo, l'America deve cambiare il corso della storia. Houston, qui il volo da Mosca. E collaborare con un vecchio nemico. I russi erano lì con la loro stazione spaziale e noi no. Gli ingegneri devono superare ostacoli che sembrano insormontabili. Lascialo, lascialo! È stato molto intenso. C'era molta adrenalina nell'aria. Avevamo un veicolo lassù e non lo avremmo abbandonato. Era un perfetto esempio dell'ingegnosità di quel tempo. Questa è la storia degli eroi sconosciuti che hanno costruito la Stazione Spaziale Internazionale. Agosto 2016. A 400 km sopra la Terra, gli astronauti Jeff Williams e Kate Rubins stanno effettuando un'importante passeggiata nello spazio. Bene, sto per uscire e collegherò questi cavi nella posizione di uscita. Perfetto, Jeff. Devono installare un adattatore di attracco che permetterà ai veicoli spaziali di diverse nazioni, con e senza equipaggio, di visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Ho tolto la copertura. Bene, ti aspetto sul retro. È l'ultimo aggiornamento di un avamposto nello spazio che è stato permanentemente abitato per 16 anni. Una meraviglia ingegneristica di 420 tonnellate, grande come un campo di calcio. Viaggia a circa 30.000 km orari e orbita intorno alla Terra ogni 90 minuti. Chiunque qui sulla Terra, in un determinato momento, può vedere la Stazione Spaziale Internazionale che passa sopra di loro. Questa è la testimonianza della maestria ingegneristica che ci è voluta per costruirla. 217 astronauti da 15 diverse nazioni hanno vissuto a bordo. Molti di loro guardano la Terra dalla straordinaria cupola di vetro. È incredibile che tutti quegli equipaggi siano stati in orbita per così tanti anni. Il termine stazione spaziale risale agli anni 20. Ma è stato il geniale ingegnere aerospaziale Wernher von Braun il primo a immaginare una stazione spaziale orbitante. Von Braun forma un gruppo di ingegneri aerospaziali tedeschi e li porta negli Stati Uniti dopo la guerra per lavorare al nuovo programma spaziale americano. Il dottor von Braun aveva avuto questa idea nei primi anni del volo umano nello spazio. Nel 1952 dichiara: lo sviluppo di una stazione spaziale è inevitabile come il sorgere del sole. Von Braun immagina un'enorme ruota larga più di 70 metri che ruota lentamente mentre orbita intorno alla Terra. È un'idea che viene presa in prestito dal regista Stanley Kubrick per il suo classico di fantascienza, 2001 Odissea nello spazio. Nella metà degli anni 60, la NASA è impegnata nella creazione di un razzo che porti l'uomo sulla Luna. Costruire una stazione spaziale non è la priorità. Ma al Marshall Space Flight Center della NASA in Alabama, gli ingegneri, tra cui George Hardy e Jim Sloan, guardano oltre la corsa allo spazio e creano nuovi piani.
Con l'Apollo abbiamo imparato a raggiungere luoghi nello spazio e a ritornare. Adesso volevamo imparare a vivere nello spazio e rimanerci per molto più tempo. 4, 3, 2, 1, 0! Ma le missioni Apollo sono state molto costose e dal 66 il budget della NASA è stato tagliato del 44%. Gli ingegneri sono obbligati a usare le loro menti per sviluppare una stazione spaziale economica. Ci abbiamo lavorato finché non siamo riusciti a trovare qualcosa che ci ha fatto dire sì, crediamo possa funzionare. La loro idea rivoluzionaria era di trasformare la sezione superiore del razzo Saturn V in una stazione spaziale. Gli ingegneri propongono il loro progetto chiamato Skylab alla NASA, che dà loro il via libera. Ma stanno per entrare in un territorio inesplorato. Skylab ci avrebbe permesso di creare un ambiente in cui condurre esperimenti per un lungo periodo. Potevamo vedere se l'uomo poteva sopravvivere nello spazio. Non erano sicuri di quali sarebbero stati gli effetti di una tale permanenza e dovevano scoprirli. Ma prima devono mettere insieme la stazione spaziale usando il terzo stadio del Saturn V. Un telescopio viene attaccato al vecchio serbatoio per l'idrogeno, che è stato ridisegnato per permettere all'uomo di viverci. Per rendere vivibile lo spazio, all'interno ci saranno alcune comodità, come una cucina e una doccia. Ci sarà anche un laboratorio e i sistemi di supporto vitale. Due pannelli solari forniranno l'energia necessaria. Lo staff, le squadre di ingegneri erano tutti molto emozionati. Questa ricostruzione al Museo Nazionale Smithsonian dell'Aria e dello Spazio è una testimonianza dell'incredibile ingegno degli ingegneri. Ma adesso devono affrontare la sfida di lasciare in orbita un veicolo spaziale per più di un decennio. Era una struttura che doveva essere attiva per 24 ore al giorno. La vera sfida era mantenerla e farla funzionare, perché non era mai stato fatto prima. Per la manutenzione di Skylab, gli astronauti devono compiere le passeggiate nello spazio più lunghe che siano mai state fatte. Non avevamo mai oltrepassato un certo limite. Le passeggiate non potevano durare troppo tempo. Di solito duravano un'ora o due. Per testare questo limite, gli ingegneri devono riprodurre l'assenza di gravità sulla Terra. Una piccola buca al Marshall Space Flight Center viene riempita di acqua per simulare l'assenza di peso. Una delle prime cose che dovevamo capire era come compensare il galleggiamento di un uomo in una tuta pressurizzata una volta immerso in acqua. Abbiamo deciso di creare un'imbracatura fatta di piombo da fargli indossare. Il peso avrebbe controbilanciato il volume dell'aria attorno al corpo all'interno della tuta pressurizzata. Funziona. Gli ingegneri fanno galleggiare con assetto neutro un uomo in una tuta. Non galleggia, ma neanche affonda. Abbiamo invitato i dirigenti più importanti ad assistere a un test. C'era anche il più importante di tutti, il dottor Werner von Braun. Quando ha visto quello che facevamo, ha detto: «Sì, sì, va bene, continuate, continuate!» Von Braun gli permette di espandere l'esperimento, che diventa un progetto da $1 milione. 23 metri di diametro, 12 metri di profondità e può contenere fino a 6 milioni di litri. Il nome ufficiale è simulatore di galleggiamento neutro. Ma viene chiamata la Grande Vasca. Perché una vasca così grande? Perché avevamo creato un modello a grandezza naturale dello Skylab. Avevamo tutti gli ingredienti necessari per l'addestramento dell'equipaggio di astronauti. Il simulatore di galleggiamento al Marshall
permette agli astronauti di addestrarsi riproducendo le riparazioni sulla Skylab in assenza di gravità. Ma nessuno immagina quanto diventerà importante. Il 14 maggio 1973. Per Skylab, la prima stazione spaziale americana, il conto alla rovescia si avvicina. Adesso si trova nella sezione superiore del razzo Saturn V. È il primo passo verso un obiettivo incredibile, la presenza permanente dell'uomo nell'ambiente più ostile conosciuto. Sequenza di accensione iniziata. 5, 4, 3... Tutti i motori accesi, abbiamo il decollo. Ma soltanto 63 secondi dopo il lancio, Skylab è in pericolo. Dalla telemetria abbiamo notato un malfunzionamento. Quando il razzo aveva superato la torre e stava andando verso le nuvole, all'improvviso le forze aerodinamiche hanno strappato via un pezzo dello scudo che proteggeva il laboratorio stesso dalle micrometeore. Avevamo un problema. Lo scudo antimeteoriti è fondamentale perché protegge il cuore della Skylab, il laboratorio e gli alloggi dell'equipaggio. È fatto di alluminio ed è progettato per proteggere gli astronauti dall'impatto dei detriti spaziali. L'aria che era intrappolata sotto lo scudo si è espansa. Le vibrazioni della pressione aerodinamica hanno preso un lato e lo hanno strappato via. Era come sbucciare un'arancia. Era terribile. Pensavo che la missione fosse fallita. Lo scudo ha un'altra funzione fondamentale. Fa anche da parasole. L'esposizione al sole nello spazio e le temperature estreme presto renderanno Skylab inabitabile, distruggendo la missione. Siamo arrivati in orbita e le temperature sono salite. Sono arrivate a circa 50-55 gradi centigradi. Tutti i sistemi erano danneggiati. Il sistema di supporto vitale, il cibo, i collegamenti elettrici, il sistema di comunicazione, il sistema di aereazione. Dovevano assolutamente trovare il modo per controllare le condizioni termiche all'interno del veicolo, altrimenti un'occupazione umana sarebbe stata impossibile. Gli ingegneri sono in corsa contro il tempo. Nel frattempo, l'equipaggio, che sarebbe dovuto partire il giorno dopo, rimane a terra. Tom Moser fa parte della squadra creata per salvare la stazione spaziale. Abbiamo immaginato un parasole che potesse funzionare come un ombrello. Il parasole proteggerebbe Skylab dall'estremo calore solare. Ma gli ingegneri devono svilupparlo da zero. Progettare un parasole che possa funzionare a gravità zero è stato difficile. Potevamo calcolare gli effetti che avrebbe avuto, ma non avevamo tutto il tempo che di solito hai quando devi creare attrezzatura spaziale. La squadra decide di usare lo stesso materiale che protegge gli astronauti dal calore del sole. Ma è inutile, a meno che non capiscano come creare una struttura di supporto. Abbiamo pensato, c'è qualcosa nei nostri garage o che possiamo andare a comprare in un negozio che ci possa aiutare in qualche modo? Poi arriva l'ispirazione. Un ingegnere crede che delle canne da pesca potrebbero funzionare. Il piano è di unirne quattro insieme e di creare il prototipo ingegneristico. Ci serviva una risposta veloce e credo che questa sia stata molto ingegnosa. Fortunatamente c'è una piccola camera stagna accanto a dove sarebbe dovuto essere lo scudo antimeteoriti. L'idea è che un astronauta dovrebbe spingere manualmente il parasole all'esterno attraverso la camera stagna. Quattro braccia saranno pronte a estendersi e ad aprire il parasole fatto di materiale improvvisato, che misura circa 7 metri per 7. È una soluzione ingegnosa, ma non sanno se funzionerà.
Non avevamo tempo. Dovevamo sviluppare e costruire quel parasole e portarlo lassù. Gli ingegneri riescono a finire il parasole in soli 10 giorni. È stato molto intenso. C'era molta adrenalina nell'aria. Sì, stavamo correndo un rischio. Ma se c'era anche solo una possibilità di successo, dovevamo provarci. 25 maggio 1973. L'equipaggio della Skylab si prepara per la missione, che adesso è diventata una missione di salvataggio. Nessuno, tantomeno gli astronauti Pete Conrad, Joe Kerwin o Paul Weitz, ha idea di quanto siano gravi i danni subiti dalla Skylab o se riusciranno a salvarla. Avevamo l'adrenalina al massimo. Le aspettative erano alte. Non potevamo calcolare i danni finché non fossimo arrivati lì. Dovevamo sbrigarci. C'era una certa preoccupazione. Che cosa sarebbe successo? Vedo la Skylab. È chiara come il sole. È a 1,5 miglia, 29 piedi al secondo. Ricevuto, Pete. Ricevuto. Mentre si avvicina alla stazione spaziale, Pete Conrad descrive i danni subiti ai due pannelli solari principali al controllo missione. In breve, credo che l'ala solare 2 sia completamente andata. È staccata dal veicolo. Ricevuto. Uno dei due pannelli solari si era staccato. Ed erano rimasti solo i fili. L'altro aveva retto ed era tenuto da uno degli attacchi di quello che era rimasto dello scudo antimeteoriti. Queste immagini rivelano la parte che è stata esposta al sole. È da qui che è stato strappato lo scudo antimeteoriti. Gli astronauti attraccano. Devono affrontare una sfida senza precedenti. Devono entrare in un veicolo spaziale che si trova a più di 50 gradi centigradi e installare a gravità zero un apparecchio non testato. Se falliscono, la prima stazione spaziale americana andrà perduta. È il momento della verità per il parasole ispirato dalle canne da pesca. Procediamo a rilento, ma per ora sembra che stia andando tutto bene. Gli ingegneri e i tecnici al controllo missione trattengono il fiato. Il parasole viene installato senza problemi. Possiamo vedere l'estremità dei sostegni. È completamente libero. Non c'è niente che lo intralci. Quando l'equipaggio ha messo il parasole, abbiamo esultato tutti. Ma i festeggiamenti hanno vita breve. La sopravvivenza della stazione dipende anche dalla riparazione del pannello solare rimanente. I pannelli solari sono lo strumento da cui Skylab prende l'energia per fare gli esperimenti, per far funzionare tutto, per il raffreddamento. È così che genera energia per tutta l'attrezzatura. Pete Conrad e Joe Kerwin adesso devono affrontare un lavoro di riparazione straordinario. Con una passeggiata nello spazio, devono liberare il pannello solare incastrato. Per riuscirci, due membri dell'equipaggio dovevano fare una passeggiata nello spazio, raggiungere il punto in cui il pannello solare era rimasto attaccato, tagliare e poi tirare il pannello per rimetterlo a posto. È in questo momento che la grande vasca di Jim Sloan al Marshall dà i suoi frutti. Durante tutte queste operazioni, noi avevamo un collegamento diretto con gli astronauti. Eravamo pronti ad aiutarli in ogni modo. In acqua, un secondo equipaggio riproduce ogni movimento degli astronauti. Bob Crippen fa parte di questa squadra di supporto alla Skylab. Avevano uno strumento che era una specie di palo lungo con una forbice alla fine, un po' come quei pali per potare le siepi. Ma un progetto basato su un tagliasiepi da $65 può salvare una stazione spaziale da 2 miliardi e mezzo di dollari.
Il sogno americano di una presenza permanente dell'uomo nello spazio è appesa a un filo. Se Pete Conrad e Joe Kerwin non riescono a liberare l'unico pannello solare che è rimasto alla Skylab, non avranno abbastanza energia per sopravvivere. Dipende tutto da una passeggiata nello spazio. Skylab, vi riceviamo forte e chiaro. Bene, Houston, siamo fuori. Sembra che ci sia abbastanza spazio per tagliare. Il pannello solare era tenuto da un piccolo attacco da cui si era staccato lo scudo antimeteoriti. Era Joe Kerwin che lo avrebbe dovuto tagliare. È riuscito a mettersi in posizione e a tagliare il pezzo. Pete è riuscito a farci preoccupare ancora di più. Lascialo, lascialo! Ha cominciato a volare via nello spazio. L'unica cosa che impedisce che Pete Conrad si perda volando nello spazio è un cordone di 18 metri, fissato alla camera stagna. Era legato dal cordone e questo lo ha trattenuto. Quando è successo, ha gridato o qualcosa del genere mentre volava via. Perfetto! Così va bene! Chiunque altro sarebbe morto di paura, ma non Pete. Pete Conrad ha detto, è proprio come stare nella vasca al Marshall, solo che è un po' più profonda. Quello per me è stato un bel complimento. Sono stato davvero orgoglioso di aver avuto anche una piccola parte in quella missione. Altri due equipaggi visitano la Skylab ed effettuano esperimenti scientifici e medici, tra cui l'osservazione degli effetti dell'assenza di gravità. L'ultimo equipaggio lascia Skylab nel 1974. 5 anni dopo, rientra lentamente nell'atmosfera terrestre, facendo piovere detriti sull'entroterra australiano. Abbiamo provato molta tristezza, ma anche senso di soddisfazione. Ci eravamo riusciti. I traguardi degli ingegneri della Skylab sono soltanto il punto di partenza verso la prossima sfida nello spazio. Nel 1984, il presidente Reagan fa un discorso sullo Stato dell'Unione, richiamando quello fatto da Kennedy prima della missione lunare. Tonight I am directing NASA to develop a permanently manned space station and to do it within a decade. La stazione spaziale si chiamerà Freedom. Canada, Giappone e l'Agenzia Spaziale Europea si uniscono a questo ambizioso progetto. Volevamo creare un laboratorio nello spazio per la ricerca scientifica e ingegneristica e per l'esplorazione. Ma la tragedia è dietro l'angolo. Challenger, alla massima velocità! Alla massima velocità! Mentre il mondo si riprende dal disastro del Challenger, il programma spaziale americano viene messo da parte. Il governo sovietico è pronto ad ogni evenienza. Al contrario, i rivali della Guerra Fredda stanno avanzando. I sovietici hanno lanciato 7 stazioni spaziali Salyut. Non avendo compiuto l'allunaggio, hanno concentrato il loro programma spaziale su come portare a termine missioni di lunga durata attorno all'orbita terrestre. Solo 2 settimane dopo il Challenger, i sovietici lanciano il primo modulo della loro nuova stazione spaziale, chiamata Mir. I russi erano nello spazio con le loro stazioni spaziali e noi no. Ma nel 1989, l'inizio della caduta del comunismo crea problemi economici e politici al programma spaziale russo.
l'America non se la passa molto meglio. La stazione spaziale Freedom è ferma allo stadio di progettazione a causa di intoppi e di tagli al budget. Alla NASA serve un'impresa straordinaria se si vuole raggiungere il traguardo del presidente. Nel 1993 l'America fa qualcosa che per decenni si pensava impossibile. Chiede alla Russia, rivale durante la Guerra Fredda, di unire le forze per creare una nuova stazione spaziale internazionale, o ISS. Fin dal lancio della Mir, i sovietici hanno avuto una permanenza in orbita quasi costante e questo gli aveva insegnato tanto. Avevano moltissime risorse e credo che l'America non abbia potuto ignorarlo. La NASA viene incaricata di progettare la più grande struttura mai assemblata nello spazio. La loro soluzione è che una serie di moduli o sezioni segmentate vengano unite tra loro. Rod Jones fa parte di una squadra di progettazione della ISS. Quello che abbiamo imparato dalla Mir era che se implementavamo la modularità nel nostro progetto, potevamo estendere di molto il periodo di funzionamento di un veicolo. La modularità ci permette di aggiungere cose alla stazione spaziale o di toglierne e ci permette di cambiare funzionalità ad alcune parti. Ma questi vecchi nemici possono lavorare insieme per creare una nuova stazione spaziale? Giugno 1995. Lo shuttle Atlantis decolla, per poi attraccare alla stazione spaziale russa Mir. Sì, attracco confermato. Attracco confermato, l'Atlantis è attraccato alla stazione spaziale russa. Bene. È la prima di 9 missioni che attraccano alla Mir. Le due nazioni danno inizio alla collaborazione per la stazione spaziale internazionale. La Mir è diventata una destinazione per studiare l'ingegneristica, la scienza e i fattori umani nel volo spaziale. La vecchia rivalità viene messa da parte e inizia la costruzione dei moduli per la ISS. Ma il loro sogno verrà messo alla prova, perché entrambe le parti incontreranno problemi critici. È l'alba del 1993. Il sogno americano di una presenza permanente dell'uomo nello spazio è a rischio. La NASA non ha più un soldo e l'unico modo per raggiungere il loro obiettivo è lavorare con i russi. Ma davanti a loro si trova un'enorme sfida ingegneristica. Volevamo che i russi entrassero nel programma della Stazione Spaziale Internazionale, ma dovevano partire dal loro sito di lancio a 52 gradi di latitudine. I russi lanciano tutti i loro razzi dal Kazakistan, con un angolo orbitale di 52 gradi. Ed è qui, nello spazio, che verrà assemblata l'ISS. Ma per gli americani questo è un grosso problema. Gli shuttle di solito partono da Cape Canaveral, con un angolo orbitale molto più piccolo, di circa 30 gradi. Il problema è che per raggiungere l'angolo maggiore di 52 gradi, lo shuttle perde la spinta che riceve dalla rotazione della Terra e che lo aiuta ad andare in orbita. In poche parole, se deve trasportare i pesanti componenti per la ISS, lo shuttle non ha abbastanza potenza per essere lanciato con un angolo più ampio. Per volare con un'inclinazione più alta e per portare dei pesi serviva più potenza. L'astronauta Mike Massimino è un veterano di 2 missioni sullo shuttle. Per raggiungere un'inclinazione maggiore avevamo bisogno di più potenza, il che voleva dire più carburante. Ma non si può aggiungere carburante all'infinito perché il serbatoio ne contiene una certa quantità. Gli ingegneri sono obbligati a scegliere un'altra soluzione: rendere più leggero lo shuttle.
calcolano che il peso deve diminuire di 6 tonnellate perché abbia abbastanza potenza da sollevare i componenti della ISS. Ne perdono quasi la metà, ridisegnando i compartimenti di stoccaggio e anche i sedili dell'equipaggio. Ma devono ancora perdere 3.150 kg. Myron Pessin è il capo ingegnere per la realizzazione di un serbatoio esterno. Dovevamo assolutamente trovare un modo per perdere quelle 3 tonnellate. Gli ingegneri trovano una soluzione estrema. Creare un nuovo serbatoio esterno da una lega di metallo rivoluzionaria, chiamata Weldlight. Questa lega di alluminio e litio era più forte e anche più leggera. Ma la Weldlight è troppo recente, ha appena passato lo stadio di sviluppo. Le proprietà del materiale erano ancora incerte, ma tutti pensavamo che fosse un rischio che valeva la pena di correre perché il paese ne aveva bisogno. Nel febbraio 1998 viene consegnato alla NASA il nuovo serbatoio esterno superleggero per lo shuttle. Adesso l'assemblaggio della struttura più grande e più costosa dello spazio può iniziare. Ma per riuscirci, i 15 diversi moduli della ISS devono essere assemblati con precisione a 400 km sopra la Terra. Tutti questi pezzi diversi che dovevano essere montati nello spazio. Ho pensato, non è possibile che questa cosa funzioni. Non riusciamo neanche a mettere bene le cose in cucina. Come potevamo riuscirci nello spazio con altre nazioni, altre lingue, razzi diversi? Non poteva funzionare. Il 20 novembre i russi fanno il primo passo. Decollo del razzo Proton con il modulo di controllo Zarya. La stazione spaziale internazionale è partita. Lo Zarya fornisce la propulsione e l'energia iniziale per la ISS, il sistema di comunicazione e le porte di attracco per altri moduli in futuro. Ora è il turno degli americani. Perché la ISS possa procedere, il primo modulo americano, il modulo Unity, deve essere connesso allo Zarya nel vuoto letale dello spazio. 4 dicembre 1998. Il comandante Robert Cabana e il suo equipaggio si preparano a una missione senza precedenti. Accensione dei motori. 4, 3, 2, 1. Decollo dello Space Shuttle Endeavour con il primo modulo americano per la ISS. I nostri sforzi sono uniti per lo spazio. 2 giorni dopo avviene l'incontro con Zarya. Il modulo Unity viene sganciato e spostato delicatamente verso il modulo russo. Houston, qui Endeavour. Abbiamo preso Zarya. È nato il primo stadio della ISS. Gli ingegneri hanno fatto sì che 2 vecchi nemici costruissero una base permanente nello spazio. Questi 2 moduli sono i primi dei 15 che andranno a formare una gigantesca stazione spaziale. 7 moduli vengono forniti dall'America, 5 dalla Russia, 2 dal Giappone e 1 dall'Europa. Ma c'è un limite a quello che si può trasportare con uno shuttle. Trasportare questo gigantesco modulo nello spazio sarà una vera sfida. Costruiamo i moduli perché possano entrare nello shuttle. La lunghezza di un modulo veniva tagliata come una fetta di pane. Quanto ne possiamo trasportare? Bene, allora tagliamo qui. Ci vogliono 13 anni, 37 voli spaziali, 160 passeggiate nello spazio e più di 1.000 ore per costruire la ISS in orbita. Ma la costruzione è solo metà dell'opera.
La nuova sfida per gli ingegneri è permettere agli astronauti di essere autosufficienti nello spazio per lunghi periodi di tempo. Questo sistema di produzione di ossigeno fornisce il 56% dell'atmosfera respirabile dall'equipaggio. Ci riesce estraendo le molecole di ossigeno dall'acqua. Ma è un lusso estremamente costoso da portare sulla ISS a 400 km di altezza. Questo è quasi un litro di acqua e per portarlo nello spazio ci vogliono 48.000 dollari. L'urina è 95% d'acqua. Per questo quella degli astronauti è una preziosa risorsa. Jennifer Pruitt fa parte della squadra di ingegneri che hanno trovato un modo ingegnoso di riciclare l'urina sulla ISS. L'obiettivo è quello di prendere l'urina degli astronauti ed estrarre l'acqua, così possiamo fornirgli acqua pulita da poter bere e utilizzare. Sulla Terra, la gravità rende facile l'estrazione dell'acqua dall'urina. Basta eliminare le impurità bollendo l'acqua e raccogliendo quello che resta quando si raffredda. Ma il comportamento dell'acqua a gravità zero rende questa distillazione molto più difficile. Uno dei problemi che si hanno quando si prova a distillare l'urina nello spazio è che non si crea il vapore che qui sulla Terra noi possiamo raccogliere. Questo strumento per la distillazione dell'urina ricicla gli scarti degli astronauti, creando una gravità artificiale. Questa qui è la centrifuga e mentre gira, ecco, l'urina viene diretta verso il retro della centrifuga. Il liquido più denso e pesante aderirà alle pareti, mentre i vapori più leggeri verranno raccolti al centro, saranno risucchiati da quella grata e andranno alla prossima fase. Alla fine, questo è il puro distillato di urina che si ottiene. Questo liquido passerà allo strumento che processa l'acqua e poi sarà pronta per essere bevuta dagli astronauti. Fin dalla sua installazione sulla ISS nel 2008, l'85% dell'acqua nelle urine è stata distillata in questo modo. Solo poche ore dopo aver urinato, un astronauta può bere acqua fresca. La ISS è grandiosa perché ci permette di fare cose mai fatte prima. È davvero importante per la permanenza dell'uomo nello spazio. Altri brillanti ingegneri hanno fatto sì che la ISS sia stata permanentemente abitata fin dall'anno 2000, da centinaia di astronauti. Ma restare in orbita espone la stazione spaziale a dei potenziali incidenti catastrofici. Gli impatti ad alta velocità. Novembre 2016. La Stazione Spaziale Internazionale festeggia 16 anni di abitazione continua. Le ricerche condotte dagli scienziati della ISS adesso stanno aiutando a migliorare i vaccini e le tecniche di chirurgia robotica avanzata per i neurochirurghi sulla Terra. Ma questa struttura orbitante di 420 tonnellate corre sempre il rischio di vivere uno scenario da incubo. Ci sono un paio di cose di cui ti preoccupi sempre quando sei nello spazio. Sei sempre lì, allerta. Bisogna stare attenti. Una è il fuoco, che sarebbe un bel problema. Ma il problema più grande è che se la stazione venisse colpita, noi rischieremmo la vita. Più di 100 milioni di frammenti e detriti orbitano intorno alla Terra e viaggiano a quasi 30.000 km orari. A quelle velocità, anche il frammento più piccolo può causare dei danni seri. Un pezzetto di vernice ha creato questo cratere nel parabrezza di uno shuttle. Il danneggiamento della ISS è inevitabile. La Stazione Spaziale Internazionale viene colpita continuamente ed è un grosso rischio. La ISS è coperta da uno strato di protezione. L'esterno è fatto di due placche sottili di alluminio. Lo strato più esterno fa sì che i detriti si frantumino all'impatto. All'interno ci sono sei strati di fibra di ceramica,
con un'imbottitura di fibra di Kevlar. Uno strato interno di alluminio ammortizza quello che resta dell'energia dell'impatto. È una grande innovazione per la sicurezza, dai tempi del singolo strato di alluminio usato per proteggere Skylab. Al Johnson Space Center della NASA, Dana Lear sta usando una pistola a gas compresso per sparare una particella di prova contro un potenziale nuovo strato. Se ha successo, potrebbe diventare la nuova linea di difesa della ISS. Bene. Nello strato più esterno, che noi chiamiamo paraurti, c'è un foro. È questo il primo strato che viene colpito dai detriti spaziali. Quando un frammento colpisce questo strato, si frantuma. Se tolgo il primo strato, vedrete che il secondo strato non è stato perforato. E come potete notare, la particella si è frantumata. Stanno testando 7 strati di questo nuovo materiale. È una lega di metallo formata al 90% da ferro. Se arriviamo all'ultimo strato, potete notare che non è stato perforato e così anche lo strato del muro a pressione non verrà danneggiato. Credo che funzioni molto bene. Come Werner von Braun 65 anni fa, i visionari ingegneri di oggi vedono le stazioni spaziali come il primo passo verso l'esplorazione di mondi distanti. Abbiamo imparato tantissimo dall'assemblaggio della stazione spaziale e questa esperienza sarà importantissima per gli ingegneri quando lavoreranno a un progetto per andare su Marte. 8 aprile 2016. Un razzo da carico SpaceX trasporta uno strumento tecnologico rivoluzionario che potrebbe cambiare il modo in cui verranno costruite le stazioni spaziali. Nell'ingegneria spaziale, poiché sei limitato dalla quantità di peso che si può trasportare, devi ridurre tutto il più possibile. Buongiorno dal controllo missione di Houston. Vi stiamo portando il pacco di installazione del modulo attività espandibile Bigelow, anche chiamato BIM. BIM è un modulo piatto, compatto e leggero, che è stato portato sulla ISS in un involucro piccolo, che poi viene attaccato ed espanso. Invece del pesante alluminio, BIM è fatto di strati di materiale isolante, ricoperti di un tessuto di fibra di silicio. E ha anche un'altra caratteristica ingegnosa. Durante l'espansione ci sono questi attacchi a strappo che si aprono e permettono al modulo di espandersi gradualmente. È stato fantastico. Apertura avvenuta, installazione completata. Houston ricevuto. Se funziona, BIM passerà un periodo di prova di 2 anni a bordo della ISS. Questo è il primo passo verso l'arrivo dell'uomo su Marte. I continui successi della ISS devono molto alla passata generazione di ingegneri della NASA. Il loro ingegno ha trionfato sopra quelli che sembravano ostacoli insormontabili per salvare la prima stazione spaziale americana. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma le abbiamo superate. Erano i giorni migliori per la NASA. Se ti guardi indietro, non puoi fare a meno di sorridere, perché abbiamo raggiunto grandi successi. È tutto grazie alle persone che, come una squadra, hanno portato a termine un grande lavoro.